Questo video è offerto da Manuel Giandonato. Potrebbe essere questo il momento tuo, perché mister, utilizzando il 4-2-3-1 ci sarà più spazio per vederti in campo. Beh, questi primi giorni ha fatto capire che vorrebbe giocare con il 4-2-3-1, poi se mi chiamerà in causa io sono pronto e non ho problemi a giocare in questo modulo. Durante la gestione PEA è trovato comunque poco spazio, complice anche la condizione non ottimale. Ora comunque ti sentiresti pronto, sei al top della tua forma? Sì, sto bene, fisicamente non ho problemi, manca solo un po' di ritmo partita, ma quello ovviamente con le partite arriverà. Qual è stato il primo approccio con Braglia? Ma è stato normale, come con tutti gli allenatori, credo che da subito, io non lo conoscevo prima, quindi da subito ho capito la sua voglia, comunque la sua fame, e sicuramente ce la trasmetterà senza alcun problema. Come avete interpretato poi le dichiarazioni del presidente Mannillo, che ha detto non si potevano esonerare 24 calciatori, alla fine abbiamo deciso di richiamare di nuovo Braglia? Ma sinceramente queste sono le scelte societarie, noi siamo professionisti, ci limitiamo ad andare in campo e seguire quello che ci chiedono gli allenatori e la società. Pea è un tecnico pacato, l'ha dimostrato nei mesi addietro, Braglia invece è verace, grintoso, arrabbia, è forse questo che vi è mancato anche contro Regina e Cittadella? Beh sì, forse ci è mancata proprio quella fame di cui parlavamo prima, quella fame negli ultimi 10 minuti di dire voglio a tutti i costi il risultato, però è anche magari frutto della situazione in cui ci troviamo, che siamo insicuri oppure abbiamo delle crepe, possiamo dire così. Però Braglia è stato chiaro, moriremo tutti sul campo se sarà necessario. Beh sì, sicuramente.